Ciao ragazze, benvenuti ad un nuovo video che questa volta ho deciso di dedicare all'apertura di tantissime nuove bustine e prodottini dell'edicola e del supermercato. Abbiamo qui con noi ben tre bidoncini della nuovissima serie TV animata 44 gatti, guardate che tenerini! Ben due bustine di questa nuovissima collezione Coccoli Baby Glitter della Trudy con questi cuccioli super fashion. Questa bustina, o direi bustona, di Sbabam con i puffi mestieri, con 14 splendidi puffi in 3D, troppo simpatici. Una bustina di patatine delle LOL Surprise con subito per te un'originale sorpresa. E per finire, ve lo ripeto sempre che mi piacciono i supereroi, c'è questa bustina della Justice League con dei timbrini all'interno con i nostri personaggi preferiti. Questi prodotti li potete trovare tutti in edicola e le patatine al supermercato e costano 3,50 euro ciascun bidoncino 44 gatti, 3,50 euro anche i coccoli baby glitter e 3,50 euro anche i puffi mestieri. Le patatine invece le ho comprate al supermercato e le ho pagate sui 60 centesimi, 80 centesimi all'incirca. Ora le apriamo perché come sempre sono curiosissima. Partiamo dai bidoncini di 44 gatti. Guardate quanto sono carini, ne abbiamo qui ben tre da aprire insieme, con all'interno questi gattini tenerissimi, protagonisti di una nuova serie TV. Infatti sono sicura che conoscerete il cartone animato. Vediamo qua, correggetemi se sbaglio, Lampo, Milady, Pilù e Polpetta, che sono i protagonisti della serie. Hanno una band dove suonano insieme e hanno anche dei poteri magici. Fatemi sapere se guardate la serie TV e qual è il vostro gattino preferito. In totale ci dice che sono 12 gattini diversi, tutti da collezionare. Apriamoli, guardate, c'è l'apertura facilitata, infatti ci dice strappa qui. Partiamo dal primo. Togliamo la plastica. Che carino il bidone, come è fatto bene. Qua sopra c'è anche la maniglietta, logo dei 44 gatti. Apriamolo. Vediamo chi è. Che carino! E abbiamo trovato Gas, che è il gatto puzzolone. Guardate che bellino però, è super elegante, con il suo pelo marroncino, il gilet, il papillon rosso e il cappellino. La bellezza di questi personaggini è che aprono e chiudono gli occhi, ma troppo carini. All'interno c'è il depliantino con i nostri protagonisti preferiti e ci fa conoscere tutti i gattini della serie TV. Guardate che belli. Mamma, troppo carini! Sono proprio tutti da collezionare. Ci dicono che gli occhi si aprono e si chiudono. E dietro ci racconta un po' la storia di questi simpatici personaggi con la loro band, i Buffy Cats. Apriamo il secondo bidoncino. Togliamo sempre la plastica. Che carino! E abbiamo trovato Cosmo, il gatto astronauta. Ma guardate che bellino, con il suo caschetto sulla testa, tutto trasparente, verde acqua, gli occhioni azzurri che si aprono e si chiudono, le sue orecchiette a punta e la tuta. Guardate che bellina, è fatta benissimo, anche qua con i bottoncini e la codina che gli sbuca dal retro. Apriamo il nostro terzo bidoncino, speriamo tanto di trovare una femminuccia. Stappiamo il coperchio. No, che carino! Beh, visto che mi piacciono i supereroi, dai, è molto carino. Abbiamo trovato Super Snuggy. Ed eccolo qui con i suoi occhioni blu, la sua mascherina, mantello rosso svolazzante e la sua uniforme da supereroe. E qui c'è anche la sua codina che nel cartone animato fa girare la coda elicottero. E passiamo ora a ben due bustine di Coccoli Trudy Baby Glitter. Guardate quanto è carina la bustina a forma di borsettina fashion. Ci fa vedere alcuni cuccioli sopra che sembrano già tenerissimi. Qua in alto ci dice i tuoi cuccioli fashion. E qui vediamo già qualche dettaglio glitter come ci dice dal nome. E infatti qui sotto c'è scritto 12 cuccioli e i loro accessori glitter. Infatti vediamo già delle scarpine, un fiocchettino, un biberon e un ciuccio. Dietro ci mostra tutta la collezione. Ci sono sia gattini che cagnolini. Non saprei proprio quali scegliere perché sono uno più bello dell'altro. Chissà se sono anche floccati. Vi faccio notare che sono sempre gli stessi cuccioli. Vedete Ambrogio che avevamo trovato in uno dei video precedenti, anche Marcus, che l'altra volta erano contenuti nelle borsettine, nelle bag da portare sempre con noi.
Questa volta invece sono diventati ancora più fashion, infatti ci dice che ogni cucciolo ha i suoi stivaletti. Scopri l'altro accessorio, biberon o ciuccio. Partiamo dalla prima. Vediamo. È un micino! E sì, è come pensavo, è floccato, sempre fatto benissimo come quelli precedenti. Anche gli occhioni neri profondi. E ha sempre al collo il collarino con la scritta Trudy. E abbiamo trovato Gildo! Che ci dice che è un gattino giocherellone ma molto timido. Gli piace giocare con i suoi amici ma non sopporta essere al centro dell'attenzione. Eccolo qui, anche se qui è marrone e qui è grigio. Qui sul depiantino ci fa vedere tutta la collezione che, come abbiamo detto, sono 12. Qua sotto ci mostra meglio gli stivaletti, i ciucci e i vari biberon. E ci dice cercali tutti, mixali e scambiali come vuoi. Andiamo ad aprirli subito perché sono contenuti in questa bustina a sorpresa. Apriamola ed eccoli qui gli accessori che abbiamo trovato. Sono di questo bellissimo blu trasparente glitterato. Naturalmente gli scarponcini sono 4. Come accessori abbiamo trovato il biberon. Guardate com'è fatto bene con tutte le varie tacchettine. Ed eccolo qui, pronto, super fashion. È troppo carino, è ancora più dolce. Vi faccio notare sulla bocca che c'è questa fessura per mettergli in bocca il ciuccio o il biberon. E apriamo la seconda bustina. Vediamo. Oh, è tigrato! È ancora un gattino. Eccolo qui. Abbiamo trovato un altro gattino appunto con il pelo tigrato, sempre floccato, sempre col collarino. Ve li metto a confronto, sono abbastanza simili, però se guardate questo ha il faccino diverso, vedete? Ha più le guanciotte. E abbiamo trovato una femminuccia, Corinna. Ci dice che è una gattina sempre pronta ad ascoltare tutti. Gli amici amano confidarsi con lei e sentire i suoi consigli. Non vi ho detto che sul depiantino ci sono anche dei giochi. Scopriamo gli accessori di Corinna. Sono di colore rosso. Guardate, è già uscito il ciuccio. Eccoli qui, rossi glitterati. Carino il ciuccio, è fatto davvero bene. Accessoriata anche lei con stivaletti e ciuccino. Ma che tenera con questo ciuccio. E passiamo ora alla bustona Sbabam dei Puffi Mestieri con 14 splendidi puffi in 3D. Guardate che carini. Pittore, c'è l'architetto, c'è il cuoco, c'è Puffetta che spero tanto di trovare, c'è Grande Puffo. Questa bustina è super colorata con sullo sfondo anche le loro casette fungo e ci dice direttamente dal loro villaggio. Nella bustina, anche se è un po' piegata, ci dice che c'è il mini book, un puffo in 3D, più Basetta, che penso che sia il piedistallo. Adoro quando mettono dietro la collezione, eccoli qui, che come ci ha detto davanti sono 14. Ve li faccio vedere tutti bene da vicino. Quanto sono carini! Guardate anche quanti accessori. Ah, di Puffetta ce ne sono ben due, con i vari mestieri, le ma varie mansioni che svolgono. Vedete, c'è il giardiniere, dottore, esploratore, chef, contadino. Scopriamo il nostro. Vediamo. No, è davvero Puffetta, che fortuna! Di solito non trovo mai il personaggio che mi piace, invece questa volta siamo stati molto fortunati. E abbiamo trovato Puffetta veterinaria. Vi mostro quanto è adorabile. Guardate che carina, sta curando questa coccinellina con gli occhioni e le antennine, i suoi capelli belli vaporosi biondi, l'eleganza che contraddistingue Puffetta, troppo carina. Sono proprio da collezionare perché hanno anche il piedistallo. Ed eccola qui sul nostro depiantino. Qua ci fa vedere che c'è anche la borsetta che in realtà però all'interno non c'è. Fatemi sapere se per chi ha trovato Puffetta, se nel vostro c'era all'interno la borsa o era la mia bustina un po' sfigata. Apriamo ora le patatine delle LOL Surprise. Qui sopra c'è la scritta LOL Surprise con la nostra diva sempre super fashion e ci dice subito per te un'originale sorpresa. Anche qui dietro ce lo ripete e ci dice cercale e collezionale tutte. Sono curiosa di vedere se sono le solite gommine o elastici per capelli perché non ce lo dice. Apriamola così lo scopriamo subito. Vediamo. Sono degli stickers. Guardate, ho aperto il pacchettino, ci sono dentro tantissimi stickers. Ve li faccio passare tutti così li vedete bene. Eccole qui con tutte le nostre LOL preferite. Proprio per abbellire quaderni, diari, appiccicarli anche in cameretta. E con 60 centesimi di patatine ce ne sono dentro davvero tantissimi.
Passiamo ora al sacchettino delle patatine San Carlo con i miei supereroi preferiti della Justice League. Li ho lasciati per ultimi perché io li adoro, quindi mi sono lasciata la parte più bella alla fine. Quanto sono belli gli attori con Aquaman, Batman, Superman, Flash e Wonder Woman. Ci dice che in ogni confezione c'è un timbrino con il nostro personaggio preferito. Eccoli qui, dietro ci mostra tutta la collezione dei timbrini, in totale sono 5. Un fantastico timbrino per rivivere le battaglie dei tuoi eroi preferiti. Vi faccio notare che ciascuno ha una forma diversa a seconda proprio del simbolo, dello stemma che li contraddistingue. Apriamolo, vediamo, no, è Flash! Ed eccolo qui il nostro timbrino di Flash con la saettina. Qui il nostro personaggio di come appare nel film, che è Ezra Miller. Dietro c'è il suo simbolo. Copriamo il timbrino. Eccolo qui. Ed eccolo qui provato sul cartoncino che c'è all'interno. Davveri supereroi. Concludendo, mi sono divertita tantissimo anche con questa apertura di bustine, prodottini, patatine. No, non so cosa dire, non saprei cosa scegliere. Perché sono un prodotto più bello dell'altro, sono tutti di qualità come avete visto. Fatemi sapere se li avete comprati anche voi, chi vi piacerebbe trovare e chi avete trovato. E se avete trovato invece il vostro personaggio preferito. Ci vediamo la prossima volta con un prossimo video. Vi mando come sempre un bacione e un saluto da Wonder Stefi. Ciao!